Due mesi di riapertura, oltre 55.000 visite registrate. È un primo bilancio nettamente positivo quello della chiesa del complesso monumentale Biblioteca dei Girolamini, sito tornato accessibile alla cittadinanza e ai turisti dopo un importante intervento di ristrutturazione, manutenzione e restauro complessivo di lunga durata. Come fatto poco meno di 60 giorni fa, il ministro della cultura, Gennaro San Giuliano, è tornato sul posto per toccare con mano i progressi fatti. Ecco quali sono state le sue parole in merito. Io qui è la quinta volta che vengo, perché da quando sono diventato ministro sono venuto qui e mi sono sincerato che i lavori andassero avanti, perché io sono fatto così, cioè io do impulso alle cose. Io sono venuto qui a poche settimane dal mio insediamento, perché ho preso il dossier, me lo sono studiato e ho visto che c'era da fare, sono venuto qua. Adesso finalmente stiamo coronando il nostro sogno. Da domani, per tutelare il complesso dei Girolamini e far sì che resti sempre in questo ritrovato stato di splendore, sarà necessario un biglietto per l'accesso, il cui ricavato finanzierà la manutenzione del bene. Un'occasione importante per assicurare che lo storico monumento del centro di Napoli resti fruibile alla comunità, come ha ricordato la sua direttrice Antonella Cucciniello. Riponevamo grandi aspettative su questa riapertura, nel senso che tanti segnali ci indicavano da parte dei napoletani e non solo, un grande desiderio di rivedere questo luogo. Ma le aspettative sono state addirittura ripagate da un risultato che ha superato ogni più rosea previsione. Quindi noi immaginiamo, insomma, in questo centro storico pieno di vita, brulicante di turisti, ma anche di napoletani curiosi come non mai, di vedere affermato il ruolo significativo e pregnante di questo posto così carico di storia, così carico di spiritualità.